Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi con LEGO Dimension e con l'expansion pack di Doctor Who. Ragazzi, facciamo questo video speciale al posto della solita puntata di LEGO Dimension per farvi vedere tutte le rigenerazioni del dottore. Sì, perché il dottore, adesso sono entrato nel TARDIS, ha la possibilità che quando muore cambia personaggio, per chi non conoscesse Doctor Who, e si rigenera in un altro personaggio che è sempre il dottore, solo con un'altra faccia. Questa è una piccola spiegazione per chi non segue Doctor Who. Intanto prendiamo un po' di soldini, che questo perché lo sto facendo, perché per mostrarvi il TARDIS del dodicesimo dottore, interpretato nella serie ragazzi da Peter Capaldi. Non mi ricordo i nomi di tutti e 12 dottori. Adesso prendiamo il poliziotto, lo spariamo e magicamente ragazzi, bam, si rigenera. Guardate, questo è il primissimo dottore della prima serie del 1967. 63, Jonathan mi corregge. Com'è il suo nome, Jonathan? William Hartel. È stato il primo dottore. Entriamo nel TARDIS. Come potete vedere, siccome era nel 1963, era in bianco e nero Doctor Who, e hanno ricreato appunto il TARDIS in bianco e nero. Fantastico ragazzi, per chi segue, che ha seguito pure la serie classica di Doctor Who, è una pariata pazzesca, ma pure il fatto che si rigenera. Ora vi facciamo vedere un po' il TARDIS, usciamo fuori e andiamo a vedere il secondo dottore. Jonathan, tieniti pronto a dirmi il nome dell'attore. Bam! Ecco anche l'animazione della rigenerazione. Ecco qua, questo è il secondo dottore. Patrick, il dottor Patrick. Comunque, il secondo dottore. Vediamo con i suoi vestiti. E anche l'animazione, ragazzi, che fa quando si rigenera. È appunto la stessa animazione, che cioè lo stesso movimento che fa appunto nel film quando si passa da un dottore all'altro, cioè quando muore un dottore e si passa a quello successivo. Non è che succede in tutte le puntate, succede una volta ogni 4-5 anni. Adesso usciamo fuori, vediamo il terzo dottore. Ecco, questo dottore, Jonathan mi suggerisce, che è il dottore preferito dell'attuale dottore, la rigenerazione preferita di Peter Capaldi, che è l'attore, il nome? Non se lo ricorda Jonathan il nome, lo chiameremo Capa Bianca. Il dottor Capa Bianca con il mantello, tipo voleva fare tipo Batman, secondo me, lo volevano fare quando l'hanno vestito. Eccolo là, fa anche delle animazioni tipiche del personaggio. Infatti abbiamo visto il primo dottore aveva le mani sulla giacchetta. Ecco, questo invece è il TARDIS con tutte le cose rotonde, come le chiamo. E adesso è diventato a colori perché questa è stata la prima serie di Doctor Who a colori con questa rigenerazione. Ecco, Misty che rompe le palle come sempre. Intanto spariamo di nuovo. E adesso passiamo al quarto dottore, che il nome è Tom Baker. Stavo dicendo Travis Baker, che quello è un batterista. Questo qua, la caratteristica speciale, cioè peculiare di questo dottore, era la sciarpa chilometrica che vedete appunto nel modellino del Lego, e il cappello tipo quello da cowboy. Questo è stato il dottore più famoso della serie classica, è il dottore che ha avuto più successo, infatti è stata l'unica serie di Doctor Who classica doppiata in italiano già all'epoca, perché ebbe un successo straordinario. Comunque, he got skill. Avete visto, ha cambiato il cappello sul... Questo è il TARDIS, comunque molto classico, molto semplice quello là del quarto dottore. Adesso prendiamo di nuovo il poliziotto, si nasconde, non vuole morire il dottore. Muori di subito e butti il sacco. Quarto dottore morto, si rigenera in il suocero di David Tennant. Comunque, quinto dottore, nome non lo ricordi, aggiorna. Comunque, l'abbiamo rivisto ultimamente questo qua in un cortometraggio, cioè ultimamente, nella nuova serie, in un cortometraggio appunto insieme a David Tennant, giusto? Era lui. Insieme al decimo, esatto, insieme al decimo dottore. Un po' invecchiato lui col pancione. Andiamo a vedere il TARDIS. Ragazzi, cambia pochissimo il TARDIS dei dottori classici, perché cambiava qualche cosetta, però di base restava lo stesso, perché comunque pensate, questa serie qua quando l'ha portata 1980,
gli anni 80 comunque non c'erano gli effetti speciali e le attrezzature che si hanno oggi. Per fare una cosa del genere ci volevano un sacco di soldi. Poi Doctor Who è partita come una serie low budget, cioè low budget, che più low non si può. Intanto ci siamo ritrasformati al sesto dottore che ha come peculiarità i punti interrogativi, se non erro. No. Colori sgargianti. Questo come si chiama questo dottore qua, se ti ricordi, l'attore? Comunque, c'ha due punti interrogativi sul colletto. Questo è il TARDIS, cambiato quasi niente dal quarto e quinto dottore. Forse i mobili sono cambiati. Ah, questo c'ha l'ombrello come arma, però non ce l'ha sempre. Mi ricordo che c'è un dottore che ce l'ha sempre. Parliamolo di nuovo, settimo dottore, ci avviciniamo alla nuova serie. Ecco, questo c'ha come peculiarità l'ombrello con il manico appunto interrogativo. Uno dei suoi appunto simboli del dottore è il punto interrogativo, perché la domanda più famosa di Doctor Who è appunto Doctor Who, dottore chi? Maglione pieno di punti interrogativi, ecco, appunto per rispondere a quella domanda. Dottore chi? Dottore e basta. Ecco le posizioni classiche appunto di questo dottore. Di questo manco ti ricordi il nome? Io te lo chiedo sempre per vedere se te lo ricordi, nel caso me lo dici. Questo è il TARDIS, non è cambiato niente dal sesto. Sylvester McCoy, se è sbagliato scrivete un commento brutto a Joe, proprio fracassatelo. Missy, basta, stai zitta Missy. Apre pure l'ombrello quando cade. Adesso spariamolo di nuovo e adesso arriviamo all'ottavo dottore. Questo dottore, intanto lo vediamo in tutta la sua bellezza, è presente solo in un film, giusto Jonathan? Un film televisivo appunto di Doctor Who del 97. Lui è durato, cioè non ha fatto una serie, ma ha fatto appunto solo il film, perché era quando avevano deciso di riprendere la serie di Doctor Who e vedere come poteva, se poteva avere successo nei giorni nostri, appunto nel 97. Il film ha avuto un discreto successo e poi infatti si è aperta la strada verso la nuova serie di Doctor Who. Questo appunto il dottore. Adesso però c'è una cosa che potrebbe essere uno spoiler, quindi ragazzi, se non avete visto le nuove serie di Doctor Who, spegnete il video adesso, perché adesso c'è uno spoiler enorme. Il TARDIS qua è cambiato tantissimo, un TARDIS molto, sembra quasi una casa elegante in stile vittoriano, direi. Ragazzi, vi ripeto, tra poco quando vi faccio vedere il prossimo dottore c'è uno spoiler incredibile, quindi se volete vedere Dottor Who staccate il video adesso, spoiler alert, cioè no che sto in piedi. Bene, distruggiamo tutto qua. Allora, vedete, c'è il mappamondo, c'è la libreria piena di libri, perché il dottore è uno che legge, è un romanziere il dottore. Il TARDIS comunque è molto cambiato questo qua. Ed è molto caratteri, due statue addirittura. Potrebbero essere angeli piangenti, Gio, non stavo pensando. Comunque ve lo sto facendo vedere per bene. Vedete, poi là ci sono le scale. Quello che non cambia quasi mai è appunto la parte centrale del TARDIS, che è appunto il cervello, tra virgolette, del TARDIS. Torniamo a St. Paul, spariamo di nuovo al dottore. E quello che c'è adesso, ragazzi, si chiama Doctor War. Perché Doctor War, appunto questo è lo spoiler, è una rigenerazione che il dottore ha dimenticato. Nel senso, i dottori nuovi non se la ricordano, perché la ricordano o la rifiutano. La rifiutano, non la chiamano dottore, perché è colui che ha distrutto il mondo di Gallifrey, il pianeta Gallifrey, con tutti i due signori del tempo, però con esso ha portato via anche i Dalek, gli acerrimi nemici di Doctor Who. Qua vediamo addirittura il momento che è appunto il tema principale del film di Doctor Who uscito a Natale, due Natali fa. Quindi ragazzi, esatto, Doctor Who, perché ha fatto la guerra del tempo. Vediamo addirittura attivato il momento, cioè quello che non ha mai fatto. Quindi beh, questo qua è interpretato da John Hurt. Questo qua lo so il nome dell'attore, da adesso in poi li so i nomi degli attori. Bene, sarebbe stato figo se il momento si trasformava in Billy Piper alias Rose Tyler. Bravo, Jonathan. Ecco, questo è molto rudimentale come TARDIS. Adesso usciamo, spariamo al Dottor War. Ed ecco che si trasforma
nel mio dottore preferito. Numero 9, dottore numero 9, anche se contandoli tutti questo dovrebbe essere il decimo, ma invece il numero 9 è interpretato da Christopher Eccleston, famoso anche in Heroes per aver interpretato l'uomo invisibile, e vabbè, però il suo film più famoso, la sua serie televisiva più famosa è appunto Doctor Who, ed è il primo dottore della nuova serie di Doctor Who. Questo è il suo TARDIS. Se volete iniziare a vedere, ragazzi, Doctor Who, io vi consiglio di partire da questa serie, in modo che appunto riusciate a capire tutto, perché ci sono molti, spiegano molte cose, soprattutto nelle prime puntate vi fa capire molte cose. Jonathan giustamente dice il TARDIS è proprio identico a quello del film, l'hanno fatto proprio bene, ovviamente fatto di Lego, non è, il TARDIS non è fatto di Lego nella realtà. Bene, usciamo di nuovo fuori della serie, vabbè, serie, telefilm, quello che sia. Intanto il TARDIS mi bugga sempre, ecco, non riesco a prendere il cattivo poliziotto. Prendiamo il cattivo poliziotto di nuovo, spariamo. Hello, Missy! Ed ecco il dottore, diciamo tra virgolette, uno dei dottori più famosi della nuova serie, il numero 10, interpretato da David Tennant, famoso per essere un grande attore da teatro, ha interpretato Casanova e adesso dopo Doctor Who sta facendo tantissimi film, quindi... e qui in Inghilterra è famoso anche per aver fatto il film Nativity, un film di Natale. Questo è uno dei dottori che più piaceva alle fangirl, perché dicono che è carino. Intanto spostiamo il TARDIS da là, se non mi bugga sempre. Ecco, vedi, cammina con le mani in tasca, proprio come faceva sempre lui, per chi ha visto la serie. Ecco, il TARDIS non è cambiato da quello del nono dottore. Almeno c'è la mano, questo però è uno spoiler, quindi spoiler pure questo, ragazzi. Il dottore consuma una rigenerazione, restando sempre con questa faccia, perché butta tutta l'energia rigenerativa in un pezzo di una sua mano che si è staccata. Ma quando è che si staccava quella mano? Mi sono scordato. Spariamo anche a David Tennant. E adesso, diciamo, il dottore più famoso della nuova serie, che è Matt Smith, colui che ha portato tutte le fangirl a vedere Doctor Who. Matt Smith, giovanissimo come attore, ha interpretato appunto l'undicesimo dottore. Poi ovviamente, ragazzi, affiancati ai dottori ci sono ogni volta attrici o attori diversi che lo accompagnano e si chiamano companion, gli amici del dottore, che però cambiano tanto. Addirittura fa il ballo della giraffa ubriaca, una caratteristica della serie dell'undicesimo dottore. Il TARDIS, questo è identico, questo è quando c'ha Amy Pond, o è proprio il primo TARDIS? Quando c'è Amy Pond. Quindi questo è il primissimo TARDIS di Matt Smith, di Dottor Matt Smith, perché lui ne cambia due, giusto? Lui ne cambia due perché, vabbè, poi succede. Spoilerare più già di quanto vi ho spoilerato. Vabbè, ma se non volevano spoilerare. Esatto, hanno chiuso già il video al dottore. Che l'avete riaperto? Ok, questo è il TARDIS. Ovviamente il TARDIS, ragazzi, non è solo questo, perché è più grande all'interno. Il TARDIS è tipo un palazzo di 100 piani. Cioè c'ha la piscina, la biblioteca, la sala giochi, il dormitorio, cioè c'ha di tutto dentro. Una volta l'hanno fatto vedere per bene all'interno, migliaia di stanze. Allora adesso spariamo anche Matt Smith e arriviamo di nuovo dove siamo, dove abbiamo iniziato, ovvero con il dodicesimo dottore, contandoli tutti sono 13. Questo è Peter Capaldi, il dottor Peter Capaldi. Bene, ragazzi, questo era un video speciale di Lego Dimension per farvi vedere appunto l'expansion pack di Doctor Who. Poi fatemi sapere nei commenti se ne volete vedere una serie della storia appunto di Doctor Who. Lasciate, ragazzi, un bel mi piace, condividete su Facebook, Twitter e Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e come al solito, se per caso il video non vi sia piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte di Missy, Madonna, grazie, ragazzi, e al prossimo video. Ciao, adio!